Ciao Madeline, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Dopo aver parlato dei nostri quattro amici Hobbit, è giunto il momento di fare quattro chiacchiere sul nostro beniamato Aragorn, figlio di Arador. Premessa, io mi sono avvicinata alla storia del Signore degli Anelli tramite i film di Peter Jackson. E la prima volta che ho letto il libro è stato per via della maturità, perché avevo intenzione di fare una tesina riguardo il Signore degli Anelli e quindi mi sono rimboccata le maniche e ho letto Il Malloppone del Prof. E devo dire che la prima volta che l'ho letto, il personaggio di Aragorn mi è stato fin da subito antipatico. Non ho idea di che cosa avessi per la testa quando l'ho letto, e soprattutto perché provavo questo odio. La prima volta che vediamo Aragorn al puledro impennato, non so, mi è stato subito antipatico. Ed è strano, perché comunque, cioè, poi l'ho riletto e ho detto: ma Ste, perché diavolo ti stavo così antipatico? Probabilmente perché ero giovane e quindi non capivo appieno certe cose, e probabilmente anche dato dal fatto che, avendo visto per la prima volta Aragorn cinematografico, mi ero più affezionata a quella figura rispetto a quella che si vede nel libro, perché trovo che ci sia un vero di differenza tra i due. La seconda volta che l'ho letto invece non ho provato questo astio nei suoi confronti, anzi ho pensato che fosse davvero un personaggio bellissimo. Quindi sei molto coerente con i tuoi gusti, infatti da un polo all'altro. Si potrebbe dire che la prima volta che ho letto Il Signore degli Anelli ho pensato: certo che questo Aragorn è molto sulle sue rispetto a quello cinematografico, e probabilmente questo astio che provavo nei suoi confronti era dato principalmente dal fatto che, con l'avanzare della storia, la figura di Aragorn non è più legata a gran passo al Ramingo, ma è legata principalmente alla sua figura di re Elessar, e la figura di re Elessar è molto più distante da una persona semplice come sono io o come sei tu, ed è quasi come se fosse irraggiungibile, come se io stessi ammirando il mio attore preferito e dico: tu sei irraggiungibile, non potrò mai essere come te. Quindi la prima volta che vediamo il personaggio di Aragorn alla Lucanda del Puledro Impennato, lo vediamo come un personaggio semplice, molto simile a un umano comune, un forestiero schivo, misterioso, ma comunque che non si lascia scappare una battuta e che anzi il suo animo sembra brillare, e potrei azzardare a dire anche solare, perché non è sopraffatto dagli affanni che incontrerà poi nel corso della vicenda, quindi alle diverse guerre, al fatto di diventare ciò per cui è nato, e di fatto quindi è un personaggio comune, semplice, con cui è più facile entrare in sintonia e immedesimarsi, perché è più facile immedesimarsi in un ramingo schivo che qualche volta lascia da parte la sua serietà per qualche battuta scherzosa, e solo andando avanti con la storia, quando ci avviciniamo sempre di più alla fine del racconto e quindi alla sua incoronazione, vediamo che man mano il suo animo cambia, diventando sempre più nobile e quindi facendo emergere il suo lato principesco, regale, legato alle figure degli antichi re di Gondor e degli antichi re di Numenor, e oserei anche dire che col passare del tempo il suo animo si fa anche molto più elfico. Ricordiamoci che comunque, come dice il professore nella lettera 144, Aragorn discende di molte generazioni da Beren e Lúthien, quindi in lui vi è anche sangue elfico, e quindi probabilmente questo suo aspetto legato alle figure numenoreane, dei re numenoreani,
e alla figura di Lúthien, quindi elfo, e quindi una volta che emergono questi suoi aspetti che erano celati nel profondo del suo animo, ci risulta difficile immedesimarsi completamente in lui, perché sembra quasi un personaggio irraggiungibile, quasi perfetto, di cui noi e soprattutto io facciamo fatica ad entrare in sintonia con lui. Quando l'ho riletto, ho potuto cogliere da questo suo lato nobile uno sconfinato amore e una sconfinata gentilezza nei confronti di tutti i suoi compagni della Terra di Mezzo e della sua patria, che prima non avevo colto, perché è molto simile al personaggio di Artù e di Sigurd, come infatti dice David Day nel libro The Heroes of Tolkien, perché infatti tutti e tre sono orfani, tutti e tre sono costretti a crescere lontano dalla loro casa natia, tutti e tre sono cresciuti nelle corti di altri signori, Artù da Ser Hector e Sigurd dal re Jarlberg, spero di averlo detto giusto. Tutti e tre hanno una storia d'amore abbastanza travagliata, anche se principalmente il professore si sarà ispirato alla figura di Sigurd, anche perché sappiamo che il professore era amante della cultura scandinava e si è ispirato per molte cose, quindi alle tradizioni norrene e germaniche. È molto probabile che abbia fatto più riferimento alla figura di Sigurd rispetto ad Artù, ma dato che Artù comunque era parte della cultura anglosassone, è stato influenzato automaticamente anche dalla figura di Artù. A parer mio, trovo che l'animo di Aragorn sia maggiormente affine alla figura di Artù, perché entrambi sono estremamente gentili, sono dei re compassionevoli, sono dei re da prendere ad esempio. Infatti sono dell'idea che la figura di Aragorn rappresenti principalmente l'eroe classico, candido, quasi direi perfetto, e che tutti vorrebbero emulare, che tutti prendiamo, che tutti guardiamo con ammirazione. Infatti è molto facile comprendere l'amore che prova Éowyn nei suoi confronti, perché è davvero una persona che tutti vorrebbero avere al loro fianco, che tutti vorrebbero emulare e che raramente si trova in giro. Infatti viene anche chiamato gemma elfica. Ha davvero degli aspetti così positivi, così candidi, che non si trova in tutti i giorni una persona con tanti lati del proprio carattere così valorosi, così puri, perché qualcun altro al posto suo avrebbe potuto vantarsi di essere legittimo erede al trono di Gondor. Chiunque avrebbe potuto prendere il trono di Minas Tirith una volta finita la battaglia del Pelennor e quindi rivendicare il trono che apparteneva a lui di nascita, mentre invece si è rivelato molto umile e molto giusto, perché ha preferito aspettare che Sauron fosse distrutto completamente, ha preferito aspettare che le cose si fossero sistemate completamente, per poi essere ancora più degno di rivendicare ciò che era suo. Laddove all'inizio lo vediamo come un eroe valoroso, un guerriero intraprendente, dall'animo sensibile, successivamente lo vediamo come un eroe candido, giusto, nobile e quasi che ha raggiunto la perfezione. Ed è proprio per questo che ci riesce difficile immedesimarsi in lui, ma ci riesce molto facile cadere nella più totale ammirazione. Infatti la mia amica Nenia mi aveva detto, quando mi aveva chiesto qual è il personaggio che non sopporti maggiormente nel Signore degli Anelli,
credo mi avrebbe fatto una domanda del genere o una domanda simile, agli inizi gli avevo risposto che era la figura di Aragorn perché lo trovavo prepotente. Lei mi aveva risposto semplicemente: probabilmente è perché la figura di Re Elessar è molto distante da noi, è molto distante da una persona comune, perché ci riesce difficile metterci nei panni di un re quando si è delle persone comuni. E ha ragione, è molto difficile metterci nei panni di Re Elessar, anche se vorremmo tanto emulare questo suo animo coraggioso, quasi immacolato e quasi perfetto e nobile e giusto, ed essere severi ma allo stesso tempo buoni e gentili. Tutti dovremmo aspirare ad essere un po' come Aragorn, aspirare a diventare questa figura così giusta, così immacolata e candida e severa e valorosa. E dato che prima avevo detto premessa, io mi sono avvicinata al libro tramite i film e che vi era una leggera differenza tra l'Aragorn del film e l'Aragorn del libro, è perché secondo me il personaggio di Aragorn di Peter Jackson, quindi quello cinematografico, nell'arco di tutti e tre i film è sempre legato di base alla figura di Gran Passo. Cioè in tutti e tre i film notiamo maggiormente la figura di Gran Passo, piuttosto che mostrare questo suo avanzamento nell'animo e quindi farcelo percepire distante da noi. E soltanto dopo, alla fine, quando lo vediamo con i costumi di Re Elessar, percepiamo questo suo cambiamento da ramingo a re, a nobile. Anche se ovviamente dopo il primo film, e quindi dal secondo per poi arrivare al terzo, ci sono certi momenti soltanto in cui percepiamo l'animo nobile di Aragorn. Lo avvertiamo soltanto in alcune scene, come per esempio quando decide di intraprendere il sentiero dei morti, la versione estesa, quando cura Eowyn dalla ferita del re stregone. Sono soltanto certi momenti che ci mostrano questo aspetto elevato di Aragorn, per poi comunque farcelo notare sempre come un personaggio molto più simile a un umano comune, piuttosto che sempre più vicino a diventare ciò per cui è nato, e quindi ad accettare il suo lato elfico, ad accettare la sua discendenza Númenoreana e accettare la sua eredità di re di Gondor. Ed è proprio per questo motivo, facendo questo ragionamento, che la prima volta che ho letto il libro mi è salito un po' il crimine nel dire: ma Aragorn, perché sei così, anche se di fatto? Poi mi sono ricreduta, perché ero abituata a vedere Aragorn sempre legato maggiormente alla figura di del Ramingo e di Gran Passo, piuttosto che a vedere questo suo continuo cambiamento nel corso della storia, e quindi abituarsi a vedere nel primo film, nel primo libro, Aragorn come Ramingo, e vedere nel secondo film, nel secondo libro, Aragorn il Ramingo e Aragorn il Nobile, per poi vederlo successivamente come Aragorn il re Elessar, e quindi l'Aragorn completo di tutti gli aspetti. E dal personaggio di Aragorn sicuramente possiamo apprendere che non possiamo rinnegare ciò per cui siamo nati, e soprattutto che noi non siamo i nostri antenati, e quindi cercare di essere meglio dei nostri antenati, apprendere quindi dagli errori dei nostri antenati senza aver paura di ricommetterli noi stessi, perché noi non siamo loro. Possiamo essere tentati dai loro stessi errori, ma noi non siamo loro. Noi possiamo cercare di essere meglio di loro, e possiamo superare gli ostacoli in cui i nostri antenati avevano fallito, imparare dai loro errori per non commetterli noi a nostra volta. Grazie Aragorn per questo bel insegnamento, non me lo scorderò mai, ne farò tesoro. Io non sono i miei
Io non commetterò gli stessi errori dei miei. E soprattutto, così come probabilmente potremmo apprenderlo anche dalla figura di Arthur, ci insegna che anche se siamo privilegiati, anche se magari siamo ricchi, dobbiamo comunque rimanere umili, essere gentili verso il nostro prossimo, essere giusti e di tanto in tanto severi. Non dobbiamo sentirci superiori a una persona che passa per strada, a una persona comune, a una persona come me o una persona come te, perché comunque siamo anche noi esseri umani, siamo anche noi fragili, siamo anche noi con dei problemi, possiamo anche noi sbagliare e cadere negli ostacoli e quindi nelle tentazioni. Siamo tutti uguali e anche se siamo privilegiati non ci rende diversi dagli altri, cosa che lui ha potuto comprendere nel suo periodo in esilio, il fatto di essere cresciuto come un normale ramingo, uno comune, uno semplice, per poi scoprire successivamente di essere l'erede al trono di Minas Tirith, gli ha potuto far comprendere questo aspetto. Io sono Aragorn, io sono cresciuto come un ramingo, anche se sono l'erede al trono di Minas Tirith, l'erede di Gondor, non sono nessuno per potermi considerare superiore a un qualunque altro mio compagno ramingo. Io sono semplicemente Aragorn e un titolo non fa di me una persona migliore. Credo che abbia fatto anche questi pensieri, belli insegnamenti da Aragorn. Quindi Rielessar, grazie, ne farò tesoro. E invece a te cosa ha comunicato Aragorn? Cosa pensi di lui e che primo impatto ti ha dato? Io, come hai potuto vedere, sono passato da un estremo all'altro, da odiarlo a ti ammiro tantissimo, Aragorn, vorrei essere come te. Quindi fammi sapere magari tu cosa ne pensi di Aragorn, che insegnamenti ti ha dato, se aggiungeresti qualcosa in quello che ho detto. Ti consiglio inoltre di leggere il libro che ho citato prima, The Heroes of Tolkien di David Bay, che ti lascio in sottoscrizione il link per trovarlo, perché è molto utile in caso tu voglia approfondire questo aspetto, e parla anche di tutti gli altri personaggi se non sbaglio. E con Aragorn è tutto, fammi sapere sotto inoltre quale vorresti che fosse il prossimo personaggio da analizzare con cui fare quattro chiacchiere. Inoltre ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd, esoterismo. E se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao bello!